In Italia non parlano soltanto ignoranti, pecore o comunque tuttologi che hanno la loro cultura un po' sul cellulare, un po' sulla televisione naturalmente, anzi la maggior parte sulla televisione. In Italia parlano anche cadaveri ambulanti, persone che sembrerebbero morte, sembrerebbero decedute, invece continuano a far danni e continuano a rompere le scatole agli esseri umani. Naturalmente stiamo parlando di questo personaggio qui, Barone Vassallo, 28 marzo 2022, buonasera a tutti. Allora, andiamo a leggere le parole del ministro senza vita. Un tempo c'erano i ministri senza portafoglio, adesso sono ministri senza vita. Perché poi dobbiamo fare una riflessione su una chat che mi hanno inviato, che ho letto, di un gruppo di persone che naturalmente sono dei coviglioni, che apprezzano moltissimo quello che ha fatto questo governo e che sta facendo questo governo, ma ne parleremo dopo. Allora, stato di emergenza, speranza persa, dice: finisce il 31 marzo, ma il sacro raffreddore non va via. È una nuova fase. Sarebbe sciocco pensare di gestire il sacro raffreddore come un anno fa. La fine dello stato d'emergenza il 31 marzo non significa che il virus vada via o che il sacro raffreddore sia finito. Il ministro senza speranza, ministro della salute, a che tempo che fa? Il conduttore, credo, quel conduttore penso che sia proprio la persona più viscida, più schifosa, più antiprofessionale che esista. Eppure, continua anche lui a far danni. Si esprime così sulla nuova fase che si apre dal 1 aprile, quando non sarà più in vigore lo stato di emergenza per la gestione del sacro raffreddore. Usciamo dall'autunno e dall'inverno senza aver fatto chiusure, a differenza di altri paesi. Vorrei saperle proprio quali sono gli altri paesi, caro ministro Speranza Persa. In Italia non è avvenuto perché il 91.36 ha fatto almeno una dose di sacro rimedio. Quasi il 90% della popolazione ne ha fatte due. Oltre 38 milioni di persone hanno fatto anche la dose booster. Questa situazione ci ha messo in condizione di superare l'autunno e l'inverno senza chiusure, dice Speranza Persa. Dal 1 aprile cessa lo stato d'emergenza e il nostro paese comincia ad affrontare il virus come con strumenti ordinari. Il virus non scompare, restano una serie di indicazioni, a cominciare dall'uso dei sacri feticci al chiuso. L'obbligo sparirà a maggio, lo valuteremo nel mese di aprile, ha detto. A che tempo che fa? Rispetto ad altri paesi abbiamo scelto un approccio più graduale. Dobbiamo aprirci ad una fase diversa. Nei mesi in cui si sta più all'aperto, possiamo permetterci una maggiore libertà, sempre all'insegna della gradualità. È una nuova fase. Sarebbe sciocco pensare di gestire il sacro raffreddore come un anno fa, prosegue il ministro senza speranza. La fine dello stato d'emergenza non significa che il sacro raffreddore vada via e che il sacro raffreddore totale sia finito. Ma quindi, grazie a un elevato tasso di protezione dovuto ai sacri rimedi, abbiamo nuovi strumenti e anche le pillole antivirali. Allora, stavo leggendo, mi hanno inviato una chat di coviglioni. Questi coviglioni, naturalmente, di cosa parlavano? Parlavano del fatto che grazie al sacro rimedio quest'inverno non hanno avuto neanche un raffreddore, non hanno avuto neanche la laringite. Addirittura c'era una deficiente che diceva
che lei ha sempre sofferto di rinite allergica al cambio della stagione tra marzo e aprile, ma quest'anno sta benissimo. Solo perché? Perché ha portato sempre anche il sacro feticcio. E allora c'erano tantissime persone che dicevano in questa chat, dicevano: ah, grazie al sacro feticcio sono 2 anni che non prendo più nulla, continuerò a portarla sempre. Che poi ho sentito di queste persone anche in altri posti. Solo che, vedete, io faccio filmati tutti i giorni. Mi avete mai sentito raffreddato, starnutire, con il naso attappato? Mi avete mai sentito? No. E io non ho mai portato né sacro feticcio, né sacro rimedio fatti, niente, niente di nulla. Semplicemente, se curi il tuo corpo, se utilizzi vitamina C, se stai attento a quello che fai, quindi sempre sciarpa d'inverno, sempre vestito adeguatamente alla temperatura, vedi che non ti succede nulla. E queste persone, dai, che dicevano: ah, grazie, io ringrazierò sempre, perché se non avessi saputo, se non avessimo portato il sacro feticcio tutto questo tempo, non avrei saputo i suoi benefici. Altre persone invece elogiavano il ministro Speranza Persa. Dicevano: noi dobbiamo essere fieri del fatto che abbiamo questi politici che non si sono buttati in avanti, ma hanno preferito la gradualità, hanno preferito fare le cose fatte bene. Addirittura diceva: le cose fatte bene. E quindi grazie a questo noi siamo fuori da questa terribile epidemia, da questa terribile sciagura che ci è capitata contro. Quando, allora, uno, bene o male, quando sei fuori, ascolti la signora di 78 anni, di 80 anni, di 85 anni, la casalinga che ha un livello di cultura basso, ha una propensione al ragionamento un po' bassa, così, allora ci può stare, no? Magari donne di un tempo che comunque si hanno magari anche dei problemi di salute, allora ti dicono: ah, il sacro feticcio è benedetto, ti dicono grazie a questi politici che ci hanno fatto stare 2 anni all'inferno, chiusi, con restrizioni, con privazioni, distruggendo l'economia e tutto quanto. Tu dici: vabbè, questa è una signora che sa di vivere quanto quanto un gatto ne sappia di economia politica, quindi ci può stare. Ma quando leggi gli screenshot di chat con 200 persone tutte assieme, persone che magari anche lavorano, hanno posti statali, hanno cose così, che si enfatizzano del fatto che siano stati privati di tutto, vabbè, addirittura di uscire di casa, perché loro facevano addirittura il lavoro a distanza. Eppure li senti dire che tutto ciò è stato giusto, che perdere 2 anni di vita è stato giusto, che perdere il gusto della vita è stato giusto. Vedete, io pensavo ieri sera a un amico che sicuramente chi frequenta Motore Italia ricorderà, il professor Bellucci. Stavo giusto pensandoci ieri sera. Bellucci è morto di colpo, così. Non aveva fatto sacro rimedio, non aveva fatto nulla. Purtroppo siamo tutti su questa terra e la luce può spegnersi quando meno lo immaginiamo. Pensate voi ad aver perso 2 anni di vita. Pensate voi quanto è importante vivere in pieno ogni giorno della propria vita. Perché sì, la vita può essere lunghissima. Io
degli zii in Sardegna che hanno oltre 100 anni e stanno benissimo, vanno la mattina con l'ape a fare colazione al bar, bevono grappa, mirto, mangiano maialino sardo, mangiano tutte queste cose e qui stanno benissimo. Però sappiamo anche che ci sono persone come il professor Bellucci, che è morto a poco più di 40 anni, abbiamo delle persone che si ammalano dal giorno alla notte e muoiono. Quindi queste persone che gioiscono perché questo governo ci ha distrutto 2 anni della nostra vita, io non potrò mai giustificarle, per qualsiasi cosa non potrò mai giustificarli, perché ogni minuto, ma fosse anche minuto della propria vita, va vissuto in pieno, perché non si sa mai quanto durerà. Quindi veramente, guardate, mi ha fatto salire un odio leggere di queste persone che gioivano delle ristrettezze, che gioivano del essere rinchiusi, che gioivano del vivere come mummie con questo schifoso feticcio davanti. Veramente mi ha innervosito, ragazzi, innervosito moltissimo, perché la vita, torno a ripetere, non va sprecata neanche di un secondo. Ci vediamo domani, ciao a tutti.